c'è Carlo Buonerba. Ciao Carlo, benvenuto. Ci sente Carlo? Buonasera Valeria, sì. Buonasera Enrico. Ciao. E a tutti gli ospiti, ovviamente io vi ringrazio nel frattempo. E siamo qua in attesa di questa partita, una Juventus comunque campione d'inverno che sei contento, eh? Siamo molto felici e poi queste polemiche, insomma, delle Cagliari, mi sembra che lo sport di attaccare la Juve sia un pochino troppo diffuso. Senti, ma invece rispetto alla gara di questa sera, sai, da una parte c'è Antonio Conte che dice che bisogna avere la testa ben appoggiata sulle spalle e non pensare alle vacanze. Dall'altra Pulga ha detto che la Juve si deve attaccare per poter cercare di fare il risultato. Beh, sicuramente insomma su Conte ha ragione, perché bisogna cercare sempre di caricare i ragazzi, anche perché il campionato, insomma, siamo solo al primo giro di boa, quindi è importante continuare con questo trend. E invece per Pulga credo che insomma l'Inter abbia dimostrato che solo attaccandola questa Juventus la si può mettere in difficoltà, perché se ci si difende, insomma, alla fine il possesso palla dei bianconeri è piuttosto importante, e quindi credo che sia poi veramente difficile per una squadra come il Cagliari, che tra l'altro nella gestione pubblica aveva iniziato benissimo, poi dopo si è un pochino persa. Secondo me non è comunque una partita facile. Non è una partita facile. Il tuo pronostico secco, poi ti salutiamo. No, una cosa poi gliela voglio chiedere. Anzi, c'è Enrico che ha una domanda per te, ma il tuo pronostico? 1-3 per la Juventus. Marcatori? E chi è? Dai, devi essere preciso. Giovinco e Quagliarella, dai. Giovinco e Quagliarella, quindi uno dei due farà una doppietta. Sì. Io vinco, doppietta. Va bene, va bene. A che minuto? Se riesci a centrare tutto quanto, ti prendiamo al posto di Lucio Micheli per le Stiamo registrando, te lo giuro, lo metto per iscritto. Spero che vada così. E poi se ci dice pure il codice fiscale di chi segna. per le fatture. No, volevo chiedere invece una cosa io a Carlo. Da tifoso della Juventus, poniti un attimo adesso, per un secondo, al di là delle polemiche dei presidenti, nei panni di un tifoso del Cagliari, che per vedere la sua squadra, nella partita con la Juventus, che è una partita, come sai, per tutti i tifosi attesissima, stasera deve andare a Parma. Insomma, al di là delle polemiche... Poi Parma, terra di juventini, C'è qualche cosa che, insomma, stride, anche per un tifoso della Juventus, che, insomma, si sforza un minimo di essere neutrale in questo momento? No, ma c'è da dire sicuramente, insomma, mi dispiace ovviamente per i tifosi delle Cagliari, però non è che si può sempre dare colpa solo alla Juventus, perché il problema è che se la burocrazia in Italia è comunque un problema che è endemico in tutti gli aspetti della vita, e credo che il problema di Cagliari sia stato protratto dall'inizio del campionato, quindi non è che nasce adesso, un problema con un presidente che aveva addirittura invitato i tifosi ad andare allo stadio nonostante, insomma, non ci fosse stato nulla osta, queste sono le conseguenze, insomma, un pochino credo che ci sia anche da parte la volontà di farla pagare. Va bene, d'accordo. Fagli complimenti per la voce, da doppiatore, e anche per la capacità, per la plomb, la plomb turinese, che volevano, diciamo, avevano già prenotato il volo per la Sardegna, insomma, e quindi non è che siano scontenti solo i tifosi del Cagliari. No, quello sì, ma guarda che i tifosi secondo me vanno tutelati un po' di più in assoluto, non solo quelli della Juventus, del Cagliari, i tifosi in generale vanno tutelati un po' di più, e noi in questa trasmissione per quello che possiamo nel nostro piccolo lo sottolineiamo. Ciao. Grazie. Carlo, buon Natale. Buon Natale. Grazie, buon Natale. Vediamo se è arrivato in postazione, no, non è ancora arrivato in postazione.